Siamo a Barzio, raga. Barzio in provincia di Lecco. Lecco è a nord di Milano e qui tra le valli c'è una cosa che è una figata pazzesca, che si chiama Nameless ed è un festival di musica elettronica e musica rap. In questi tre giorni io sarò qui in rappresentanza per seguire lo stage rap. Questo qua dietro è il 105 stage. Per tutta la parte rap c'è cioè Fabri Fibra, Sfera e Basta, Ghe Pequeno, Ludwig, Ernia, DJ Shablo, Pepe, Dref Gold, Samuel Aaron, Mambo Losco. Barzio ha 1338 abitanti, cioè un paesino piccolissimo dove per tre giorni all'anno viene risvoltato tutto. Infatti sarei curioso anche di chiedere poi agli abitanti di Barzio com'è che la vivono questa situazione qua, dove una marea di gente, si parla di 30.000 persone, vengono a viversi questo evento qua. Il primo anno è stata veramente pesante. Certo, perché è un cambiamento pazzesco. Il giorno in cui stavo compilando la licenza è arrivato un contadino e mi dice: mi hanno detto che arrivano 10.000 drogati. Sappiate che se qualcuno entra nel mio prato io sparo. Ecco. Già l'anno dopo, quando hanno visto che siamo andati via lasciando tutto pulito come prima, cercando di creare anche delle sinergie per il territorio, portando un importante indotto a livello turistico ed economico per ristoranti piuttosto che alberghi, bar, qualunque tipo di attività qua nella zona, questo ha fatto ovviamente da apripista, e la gente ha incominciato ad apprezzarci, non solo ad essere anche gelosa del loro Nameless, perché quando è capitato negli ultimi anni, perché è capitato spesso che qualcuno ha fatto filtrare voci del tipo Nameless va via, l'ultimo anno in Valsassina, eccetera, c'è sempre stata una punta schiera di abitanti che abbracciava i forconi, certo, per tenersi qua, per intendere. Oggi è solo l'inizio. Questo qua alle mie spalle è lo stage di tutta la musica elettronica. 1, 2, 3, 4. Per me questi eventi qua, questi festival, sono sinonimo d'estate. Quindi godiamoci la musica come solo noi sappiamo fare. Cominciamo a stringerci un po', perché l'obiettivo di questa sera è stare tutti ben accalcati, tutti ben vicini. Sono le 4:30, qui a Barzio va tutto bene. Hanno già cominciato a suonare sul palco dello stage elettronica e sta già arrivando un sacco di gente, raga. Io ogni volta che vedo gente entrare che già balla mentre sta entrando, sono gasato. C'è una figata di questo festival che sono questi braccialetti, che solitamente tu vai in cassa, paghi, ti danno un tot di token e alla fine vai in giro con i gettoni. Da quest'anno c'è il braccialetto che ti carica sui token. Ma sta storia che caricano sui token? Voi fate praticamente tutti parte di una grande gang, di un grande gruppo di amici che si chiama 126. Sì. 126 sono il numero dei gradini della scalinata che sta a Viale Glorioso, dove siamo cresciuti. Ci beccavamo da ragazzini fin da quando avevamo 14, 15 anni. Che sta sempre là sopra il Trastevere, lo stiamo noi. Noi abbiamo iniziato a fare musica quando eravamo proprio ragazzini, poi abbiamo fatto uscire le prime cose su YouTube. Tre, quattro anni fa. Stiamo venendo, insomma, tra virgolette, alla ribalta piano piano, ma sempre di più col tempo, quindi siamo contenti e pensiamo però che stia andando molto bene. Stasera portiamo sul palco, oltre ai nostri grandi classici miei e Crisciani, Pitti Solero, qualcosa di Bebbo, portiamo il mio nuovo disco, Rehab, soprattutto. Faremo saltare tutti quanti. Bella, raga, chiacchierate qui al Nameless 2018. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te. Bella. Yeah. Ciao, caro. Yeah. Mamma che pregno.
Ludwig, bella lì, all'interno di una valle, sei mai stato? No, no, infatti questa è la cosa proprio che stupisce, la location, montagne, alberi, tutto verde, lago. Ho detto, quando sono nella vita? Bravo. Stasera cosa porti sul palco? Stasera porto qualche traccia inedita, porto un artista con cui sto collaborando adesso, che è X-Rick, e poi le tracce del momento, tu della scena trap. Com'è che la vedi questa associazione, questa unione tra la parte rap dello stage di 105 e poi la parte elettronica? Beh, fantastico, una bomba. Così uno può scegliere. Bomba. Voglio sentire l'hip hop, voglio sentire l'EDM. Cioè io mi sento ancora parte del pubblico, no, anche adesso. Io bravo, sono fan della musica. Bravo. Sono tornato stanotte da Ibiza e stavo... Cosa avete fatto a Ibiza? Prenderò ispirazione comunque dall'outfit, eh? Mi sa che sì. Giallo, sì. Però ci devi mettere pure questo giallo. C'è anche la possibilità di mettersi sull'erba, no? Voglio ascoltarmi la musica elettronica. Mi metto qua sull'erba, tranquillo, con i miei amici, ad ascoltarla durante la Golden Hour. Benvenuti al Nameless 2018. Per farvi capire, questo è lo studio, questa è la zona di 105 dove stiamo così facendo le interviste, e questo fuori è il panorama che abbiamo. No, perché come hanno detto poi nello stage di elettronica, un saluto alla regia. Volevo ringraziare la regia, che è una settimana che sputa sangue per organizzare tutto, quindi grazie regia. Bisogna sempre ringraziare anche chi lavora poi dietro. I tecnici, certo. I tecnici, oppure chi sta dietro, in questo caso a Fabri Fibra, durante l'evento di e stasera. Sarei io. E saresti tu. Che però, proprio per quello che stavo dicendo, tu sei stato dietro a un botto di artisti. Cioè, si parla anche di Neffa ai tempi di Condeda. Sì, esatto. Le prime esperienze live di un certo livello le ho fatte con Neffa e Messaggeri della Dopa, quando uscì Aspettando il Sole, praticamente. Mi sono trovato nel posto giusto, al momento giusto, poi... Però cos'è quella cosa in più che sei riuscito a dare per far sì che tu potessi poi restare in tutti questi anni? È la professionalità, la dedizione, anche la tecnica, la conoscenza sicuramente, però la costanza, queste cose qua secondo me poi alla lunga pagano rispetto alla bravura pura e fine. Sì, una cosa che dico io di Dabolès quando vado in giro, dico Dabolès è una persona che prima di tutto mi sembra molto umile. Sì. Forse anche questo. Ma speriamo si evinca questa cosa. Certo, guarda, la prima cosa che viene fuori. Ma ti piace la location? Bello, molto bello. Io non ero mai stato in questa zona, è fighissimo. Sì. Il paesaggio regala veramente tanto. Già che ci siamo, quest'estate siamo in tour. Roma, Brescia, Olbia, Legnano. Tenevo a ringraziare Radio 105 perché ci ha dato una postazione fantastica per lavorare. E noi siamo qua che possiamo tranquillamente fare le interviste così, in questa location qua. Grafico dei Migos, nome sì. E cognome. Sto le storie. Ma lavoro con i ragazzi da 2 anni più buoni ormai. Ma dai, che storia. Sì. Ma cioè, come hai fatto da Milano a prendere contatto con loro? Guarda, ringraziamo internet, perché comunque basta quello alla fine. Comunque mi ha scritto direttamente su Instagram Quevo, il loro frontman, da lì è scoppiato, ma anni fa, ma capito? Dai, ma che quindi siamo scoppiati insieme, bellissimo. Sei proprio grafico tu? Certo, art director e designer, faccio un po' tutta quella la parte visuale, nei vari progetti, nella musica. Paura! Sono contento di stare nel backstage anche perché incontro persone del genere. Bella lì, passa in macchina, corri, salta su, bella lì. Bella raga, primo giorno del Nameless finito, Fibra sta ancora cantando, attenzione, ovviamente, secondo giorno.